Il congiuntivo è il modo della soggettività, serve cioè a presentare un fatto come dubbio, ipotizzato, voluto, desiderato o possibile. Anche in latino, come in italiano, si tratta di un modo finito e ha quattro tempi: presente, imperfetto, perfetto e più che perfetto. Notiamo che l'imperfetto congiuntivo latino può essere reso in italiano con un congiuntivo imperfetto, ma anche con un condizionale presente. Lo stesso vale per il più che perfetto, che può essere reso con un congiuntivo trapassato, ma anche con un condizionale passato. L'imperfetto e il più che perfetto congiuntivo in latino possono assumere dunque il valore del nostro modo condizionale, rispettivamente al presente e al passato. Io vorrei, io avrei voluto. Il modo condizionale è assente in latino. Come si forma il congiuntivo presente? Partiamo dalla prima coniugazione. Prendiamo il paradigma di un verbo della prima coniugazione: laudo, laudas, laudavi, laudatum, laudare. Nei verbi della prima coniugazione il congiuntivo presente si forma aggiungendo il suffisso e senza la mediazione della vocale tematica nel tema del presente. Quindi prendiamo il tema del presente che ricaverò dall'infinito presente staccando la desinenza re. Laudare, lauda. Da lauda tolgo la vocale tematica a e ottengo laud. A laud aggiungerò la e, il suffisso caratteristico del congiuntivo presente della prima coniugazione. A laude aggiungerò le desinenze personali attive, mst, mustis, nt, e passive, r, ris, tur, mur, min, in, tur. Ecco la coniugazione del congiuntivo presente attivo e passivo di laudo: laudem, che io lodi, laudes, che tu lodi, laudet, che egli lodi, laudemus, che noi lodiamo, laudetis, che voi lodiate, laudent, che essi lodino, lauder, che io sia lodato, lauderis, che tu sia lodato, laudetur, che egli sia lodato, laudemur, che noi siamo lodati, laudemini, che voi siate lodati, laudentur, che essi siano lodati. Il congiuntivo presente dei verbi della seconda coniugazione mantiene invece la vocale tematica e nel tema del presente. Prendiamo il paradigma di moneo, mones, monui, monitum, monere. Prendo anche in questo caso il tema del presente che ricaverò dall'infinito presente staccando la desinenza re e da monere ottengo mone. Al tema del presente così ottenuto aggiungo questa volta il suffisso modale temporale a, proprio del congiuntivo presente della seconda, terza e quarta coniugazione. Alla forma così ottenuta, che è monea, aggiungerò anche in questo caso le desinenze personali attive e le desinenze personali passive per la formazione del passivo. Vediamo la coniugazione del congiuntivo presente attivo e passivo di moneo: moneam, che io ammonisca, moneas, che tu ammonisca, moneat, che egli ammonisca, moneamus, che noi ammoniamo, moneatis, che voi ammoniate, moneant, che essi ammoniscano, monear, il passivo, che io sia ammonito, monearis, che tu sia ammonito, moneatur, che egli sia ammonito, moneamur, che noi siamo ammoniti, moneamini, che voi siate ammoniti, moneantur, che essi siano ammoniti.